Vogliamo spiegazioni da De Luca, iniziando con la pubblicazione della rendicontazione della campagna elettorale, ufficializzando il sostegno della candidatura di Gianluigi Cassandra, sindaco di Salerno. Italia Unica, il movimento creato dall'ex ministro Passera, ha attaccato duramente il governatore della Campania, ex primo cittadino del capoluogo salernitano. Parole dure quelle pronunciate dalla portavoce regionale Alessandra Caldoro, che ha incontrato la stampa con Cassandra, il coordinatore regionale Iapicca, il responsabile nazionale enti locali Bicchielli e la neo coordinatrice provinciale di Italia Unica Marino. La sorella dell'ex presidente della giunta regionale, che ha detto di sentirsi una chiancarella facendo riferimento all'associazione che sta rappresentando una sorta di opposizione fuori dal comune di Salerno, ha bocciato il sistema De Luca, definito un male da sconfiggere, da qui la scelta di sostenere Gianluigi Cassandra, una battaglia contro il deluchismo che per Alessandra Caldoro non può che iniziare da Salerno. Una scelta di campo differente rispetto al fratello Stefano, che invece è impegnato per sostenere il suo ex portavoce a Matruda, candidato con Nuovo PSA, Forza Italia, Noi con Salvini e Rivoluzione Cristiana. C'è nessuna divisione in famiglia, siamo in due schieramenti assolutamente differenti. Io ho fatto la scelta di Italia Unica perché raccolgo, io ci tengo sempre a dire, io non sono la sorella di Stefano, sono... Mi sento più la figlia di Tonino, se devo dire, se devo avere una parentela. E io mi sento in questo momento di dover raccogliere l'eredità di mio padre. Non è nessuna divisione con Stefano, del quale ritengo che sia il politico più capace, migliore, ha dato dimostrazione di un ottimo governo, e quello che io purtroppo dico è che i buon governi non vengono reclamizzati abbastanza perché non fanno teatro. Stefano non ha fatto teatro, ha risolto i problemi della regione, l'ha fatto in modo veramente importante. Do un grande in bocca al lupo a Gaetano, che è una persona alla quale voglio molto bene, è un ottimo candidato, è la scelta migliore che poteva fare Forza Italia sul territorio. E poi se ce la facciamo, attacchiamo dai vari lati, arriviamo al ballottaggio, poi ovviamente saremo tutti quanti insieme. Cassandra potrà contare sul sostegno anche di Fare con Flavio Tosi, il movimento del sindaco di Verona, e della civica Gianluigi Cassandra sindaco, nella quale confluiranno gli esponenti di Italia Unica. Nei prossimi giorni la presentazione del programma e forse anche delle candidature, mentre a breve sarà a Salerno anche Corrado Passera, che affiancherà Cassandra in alcune iniziative sul territorio. Ci hanno annunciato che verrà anche Corrado Passera nei prossimi giorni per sostenerci, quindi siamo molto contenti. Loro confermeranno le presenze nella lista civica, poi vedremo se per la seconda lista come farla. Il programma quando sarà ufficializzato? Io penso per la settimana prossima già di presentarvi il programma, anche se oggi ho già iniziato ad accennare qualcosa, e anche la prima lista.